Abbiamo un mezzo che serve per i servizi ordinari, come puoi vedere all'interno ci sono le carrozzine e oltre a questo ci saranno i mezzi per l'emergenza, le ambulanze che fanno il servizio 118. I mezzi della Croce Rossa Italiana, Comitato di Arezzo, all'interno di una carrozzeria aretina che ha scelto come regalo di Natale una singolare quanto utile donazione a chi ogni giorno è in prima linea per assistere e soccorrere coloro che sono stati colpiti dal virus. La sanificazione dei mezzi di soccorso per tutto il periodo natalizio sarà così a carico della carrozzeria Motorauto, un modo, ci racconta Sara, la titolare, per essere utili nella lotta contro il Covid-19. La scelta è nata nel momento in cui abbiamo saputo che la società che ci forniva il sanificatore all'ozono aveva iniziato uno studio con l'Università di Padova per capire se questo dispositivo era efficace anche nei confronti del Covid. A fine novembre ci è arrivata la comunicazione che è efficace anche contro il Covid e quindi ci è sembrato naturale dare un piccolo contributo alle nostre realtà, quelle che tutti i giorni sono impegnate nella lotta contro questo virus. La sanificazione avviene tramite un dispositivo messo all'interno dell'auto. L'auto deve essere accesa con l'impianto dell'aria condizionata in funzione. L'ossigeno entra all'interno del dispositivo che attraverso delle scariche elettriche viene trasformato in ozono. L'ozono a quel punto esce dal dispositivo, entra in profondità in modo capillare su tutto l'abitacolo, nei condotti d'aria condizionata e anche all'interno dei tessuti, sanificando quindi tutto. L'intervento più o meno dura una quarantina di minuti e non danneggia quello che è all'interno dell'auto. La sanificazione dei mezzi è importante, diciamo è basilare in questo periodo. Noi, ci tengo a dirlo, alla fine di ogni servizio, oltre che quotidianamente, sanifichiamo e dove possibile anche igienizziamo sia i mezzi e le attrezzature. Quindi voglio dire che anche tutte le persone, gli utenti che usufruiscono del servizio devono stare sicuri, perché per noi c'è in prima linea la sicurezza per i nostri volontari e per tutta la popolazione che usufruisce della nostra assistenza. Il periodo è duro, diciamo che noi siamo tutti volontari, quindi anche noi abbiamo le nostre paure, i nostri timori, i nostri impegni. Però fin dal primo giorno che diciamo che siamo stati chiamati a rispondere all'emergenza non ci siamo mai tirati indietro e continueremo a fare il nostro dovere. Io spero sia un Natale sereno più che altro, spero che sia un Natale diciamo di ritornare un pochino alle cose semplici, nel senso mangiare una bella fetta di panettone senza tanti eccessi. Io colgo l'occasione di dire che un piccolo sacrificio adesso in più ci permetterà di tornare il prima possibile alla normalità. Io voglio ringraziare la carrozzeria Motorauto a nome di tutta la Croce Rossa, Comitato di Arezzo, perché per molti possono sembrare piccoli gesti, invece per noi questi sono grandi segni di solidarietà, perché se ognuno di noi doniamo una goccia, diciamo che questo fiume della solidarietà potrà sempre scorrere forte e arrivare dove deve arrivare. Un bel regalo di Natale. Sì, grazie, quest'anno ancora. Il regalo è così. Grazie mille, grazie mille. Grazie a voi, grazie.